Luigi Salvatorelli, vicepresidente della Vastese Calcio. Allora, si è parlato in questi giorni, si sta continuando a parlare sui lavori di adeguamento allo Stadio Aragona che dovrebbero permettere ai tifosi di tornare a seguire le partite della squadra in casa. A che punto siamo e quali sono le tempistiche? Allora, il punto è che hanno affidato i lavori, ringraziamo l'amministrazione comunale, e adesso la direzione dei lavori, l'architetto Di Pasquale, sta approntando tutto quello che occorre con le varie comunicazioni agli enti preposti e a breve, fra alcuni giorni, ci verrà assegnato il cantiere, quindi partiranno i lavori materialmente. Nel frattempo si è fatto tutte quelle incombenze a livello burocratico, come assicurazioni, fiduzioni e tutto quello che occorre fare in un appalto pubblico dove è stato preceduto da una gara indetta dal Comune di Vasto con trattativa diretta e dove hanno prima dovuto vagliare tutti i requisiti di legge che permettono a un'azienda di rispondere a un appalto ed eseguirlo. Possiamo dare una data ai tifosi biancorossi o è prematuro? Ma dare una data, logicamente, come tifoso, come presidente, ma così come Franco Bolami vorrebbe aprire domani mattina perché ci tiene tantissimo, logicamente ci sono dei tempi tecnici che vanno rispettati e una volta finiti i lavori ci sarà la commissione di vigilanza che andrà a vagliare tutta l'esecuzione dei lavori, la rendicontazione e a suo punto dirigerà il nuovo verbale e dove permette la riapertura dello Stadio Aragona. I lavori che si andranno a eseguire sono circa tra i 60 e 70 giorni da computo metrico, che poi tra cause che possono essere cattivi tempi e quant'altro e la riunione della nuova commissione di vigilanza, ci saranno dei tempi tecnici che si vanno a rispettare. Possono essere 90 giorni, possono essere 80 giorni. Cercheremo di fare l'impossibile, ma ci sono dei tempi che vanno rispettati. Quindi dal momento che parte il cantiere, quindi che danno il via al cantiere materialmente, solo a quel punto possiamo dare quasi una data certa facendo dei conti che sono da computo metrico e da riunione di commissione di vigilanza.